Federico Rampini, perché qui io vorrei anche un po' spostare il tema, perché secondo me se noi guardiamo l'auto elettrica solo nel momento in cui la usiamo è una questione, se noi però consideriamo tutto il ciclo dell'auto elettrica la situazione diventa un po' più complicata, no? Altrimenti quello che dice Armaroli sarebbe pacifico, non ci sarebbe discussione alcuna, però dobbiamo tenere in mente una serie di questioni, no? Ce le vuoi ricordare tu, Federico? Beh, posso richiamarvi rapidamente il dibattito americano sull'auto elettrica. Allora, qui le colonnine ci sono, qui le reti di ricarica sono sviluppatissime, sono ricariche potenti, veloci, anche perché abbiamo un campione mondiale dell'auto elettrica, si chiama Tesla. È un'auto per ricchi, qui c'è la critica all'ambientalismo radical chic, perché la Tesla parte da un prezzo di listino di $40,000 in su e va ben oltre i $100,000, però adesso ci sono anche modelli più economici come la Volt e così via. I problemi sono quelli che avete già accennato all'inizio, cioè prima di tutto abbiamo il rischio del monopolio mondiale della Cina sulle batterie elettriche, 70% le producono già loro. Abbiamo le devastazioni ambientali prodotte dalla estrazione dei minerali rari che servono per le auto e per le batterie elettriche, come il litio e il palladio, e anche qui di nuovo la Cina è in una posizione dominante. Abbiamo tutto il problema che avete già segnalato. L'auto elettrica certamente è meravigliosa perché riduce le emissioni di CO2 e altre forme di inquinamento dei gas di scarico nei centri urbani, che sono i centri più popolosi, quelli dove abitiamo noi, quindi per i nostri polmoni è un bene. Però quell'energia elettrica da dove viene? Come viene generata? Allora torno per un attimo alla Cina e ho una percentuale identica da citarvi, cioè il 70%, ancora una volta, è quanta energia elettrica cinese viene generata in centrali a carbone. Allora va bene se i cieli di Pechino oggi sono un po' più azzurri di quello che erano quando ci abitavo io 10 anni fa, 15 anni fa, va bene, abbiamo spostato inquinamento fuori dai centri urbani, però non l'abbiamo eliminato, perché le centrali, se il 70% delle centrali cinesi vanno a carbone, e anche qui in America abbiamo ancora tante centrali a carbone. Allora, questo è un punto importante, Evi.